Con un altro argomento che preoccupa le famiglie, parliamo del Covid, ci colleghiamo con il professor Nicola Petrosillo, infettivologo dell'Università Campus Biomedico di Roma, perché sono tornati ad aumentare i contagi di Covid, purtroppo si sta verificando una nuova ondata estiva. Professore, l'ultimo bollettino riporta oltre 83.000 nuovi casi, 69 morti, salgono le terapie intensive. Quanto ci deve preoccupare questa nuova variante Omicron 5? Buongiorno a tutti. Certo, l'ingresso di questa nuova variante Omicron 5 che sta rimpiazzando le precedenti varianti perché ha una mutazione che praticamente rende il virus più contagioso. Una persona con questa infezione può contagiare fino a 17 persone. Intendiamoci, questo è un fenomeno di adattamento del virus, è l'evoluzione, è un fenomeno naturale che non corrisponde necessariamente, anzi vediamo, non corrisponde per tutto a un aumento della gravità, della virulenza dell'infezione. Poi c'è da dire un altro fatto, che questo virus, questo Omicron 5, poiché ha questa differenza della proteina spike, quindi questa mutazione, riesce a infettare anche le persone che hanno avuto la vaccinazione oppure che hanno avuto l'infezione. Anche in questo caso, però, si tratta di infezioni che si autolimitano, rimangono nelle prime vie aeree. Certo, il gran numero di persone che si infettano poi sta portando sicuramente a un aumento delle ospedalizzazioni. Voglio ricordare che in terapia intensiva su 10 persone con Covid, 4 non hanno mai avuto la vaccinazione e gli altri 6 sono persone che hanno delle altre patologie, pur avendo avuto dei cicli vaccinali. Poi ricordiamoci che c'è gente che ha fatto solo 2 dosi, ci sono milioni di persone che non hanno fatto ancora la terza dose e sulla quarta dose degli over 80 c'è ancora tanto, tanto da fare. E allora, per combattere il virus del Covid si sono attivati anche molti altri esperti. Oggi è collegata con noi Domitilla Benigni, amministratore delegato e direttore generale di Elettronica Group, che ha sviluppato una tecnologia innovativa che agevolerebbe la diminuzione dei contagi da Covid. Allora, dottoressa, questo è un dispositivo e ci vuole spiegare come funziona? Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, questa scintilla di innovazione è nata 2 anni fa. Un nostro dipendente aveva un problema con un figlio fragile che non poteva avere le vaccinazioni e quindi durante il Covid ha iniziato a studiare, a ricercare se ci fossero qualche alternativa, diciamo, nella sua situazione. E da un articolo uscito sulla rivista Nature, quindi una rivista scientifica, ha scoperto che le onde elettromagnetiche riescono a inattivare il virus. Ora, questa scintilla ha trovato subito un grande seguito nella nostra azienda, che da 70 anni si occupa proprio dello spettro elettromagnetico e quindi di come proteggere le persone. È nato da qui un gruppo di lavoro e una ricerca che abbiamo subito finanziato e che ci ha entusiasmato per 2 anni. E però abbiamo subito cercato dei partner che fossero appunto non solo esperti come noi del campo elettromagnetico, ma chiaramente di virologia e biologia, e anche un partner, Lendlease, che come noi molto, molto attenta all'innovazione e soprattutto a sistemi di miglioramento della qualità dell'aria. Professor Per Benigni, 2 anni quindi abbiamo sviluppato questo dispositivo, ma soprattutto lo abbiamo testato grazie ai laboratori dell'Ospedale Militare del Celio di Roma, all'Ospedale Sacco di Milano e ai laboratori Vitrostatic in Sardegna. dottoressa Ora cosa Benigni, succede? ci chiediamo una domanda che viene spontanea. Ovviamente è un grande impegno nella ricerca per trovare nuove soluzioni e risolvere dei problemi, come ci ha raccontato, anche pratici, quindi questo dipendente che aveva un figlio fragile e che doveva stare particolarmente attento, ma ci chiediamo se queste onde possono in qualche misura nuocere alla salute in altri modi. Eccoci, tranquillizzi su Allora, questo. chiaramente no, nel senso che questo dispositivo è stato progettato e sviluppato seguendo innanzitutto tutti i criteri
di non problematiche verso le persone. In più è stato certificato sia CE sia SAR, che è una certificazione che quindi attesta che le onde emesse dal dispositivo, addirittura c'è una versione portatile, quindi si può indossare, non sono nocive né per la salute dell'uomo né sono interferenti rispetto ad altri dispositivi. Grazie, grazie Ora Giovanna. è Dottoressa, con questo ci fa veramente ben sperare, poi ritorneremo anche sull'argomento. E allora ringraziamo i nostri ospiti, il direttore Roberto Arditti, grazie per essere stato con noi, Massimo Gargano, ci rivedremo nei prossimi giorni e noi ci fermiamo giusto un attimo per la pubblicità e poi TG Parlamento.